Abbiamo intercettato al volo uno degli attori di quest'altro successo della Decum Roller Matera, Daniele Gadaleta, detto La Roccia, è servito anche in questo incontro? Sì, perché è stato un incontro molto fisico, molto duro, comunque sulle sponde non si poteva andare leggeri perché pure loro avevano una forza fisica elevata, comunque erano forti e infatti sulle sponde non si poteva andare leggeri, sennò si rischiava di farci male, però nonostante ciò abbiamo saputo giocare, pure se il gioco era duro, l'abbiamo messa comunque sul punto di vista fisico e siamo riusciti comunque a portare a termine la partita. Un parziale di 4-0 nel primo tempo, ribaltato all'inizio del secondo a favore del Salerno. Sì, perché siamo entrati nel secondo tempo con una mentalità diversa, totalmente sbagliata. Infatti si è visto, infatti nel secondo tempo non siamo riusciti comunque a continuare il gioco che abbiamo fatto nel primo tempo, infatti si è visto e infatti il secondo tempo è a favore, diciamo, del Salerno. Adesso si parte alla caccia degli ultimi 3 punti. Sì, comunque abbiamo l'ultima partita in casa contro il Castiglione e vi aspettiamo domenica tutti alla Tensostrutture. Ringraziamo Daniele Gadaleta. Buonasera.